Cari amici, ho una bella notizia da comunicare, non quella del Vangelo, ma comprende anche il Vangelo, perché il Vangelo è una lieta notizia per il cuore di tutti gli uomini, il senso della vita e della morte per tutti gli uomini. Ma la bella notizia è che a Capoverde da qualche tempo è cominciata la scuola, sono stato negli asili e gli asili sono efficienti. Certo, c'è sempre un cammino da fare, però sono un momento molto importante perché sono un accompagnamento anche delle famiglie, soprattutto delle mamme, perché la famiglia a Capoverde ha ancora dei grossi problemi, anche noi in Italia abbiamo dei grossi problemi. Però Capoverde, il 60%, a dire del sindaco dell'isola di Santiago, lì nella città di Santa Cruz, che il 60% delle famiglie è costituito da donne, donne sole, con più figli di papà diversi. Ma questo è un cammino e noi cerchiamo di entrare in questo cammino di aiuto alla donna, di aiuto alla famiglia e di aiuto al bambino. Per cui il vostro contributo di adozioni, ecco, è una cosa molto semplice ma è molto importante. So che ci sono problemi in Italia, in tutta Europa, ci sono problemi economici, anche in Capoverde ormai questa onda grande di difficoltà economiche si riversa in questi paesi più poveri e quindi grazie di quanto voi potete fare, potrete ancora fare, però ricordatevi che il cammino con appoggiare la famiglia, appoggiare la donna e quindi aiutare il bambino a crescere con una formazione è un aiuto per il futuro delle isole di Capoverde e per il futuro di una piccola parte dell'umanità. Io mi rendo ben conto che non riesco a fare tutto, vorrei fare tante cose, però non ce la faccio né come capacità né come tempo, anche come età non ce la faccio, anche se il cuore, la mente, no, vede molte cose da fare. E quindi voglio dirvi grazie proprio dal profondo del cuore di questo accompagnamento che avete fatto per tanti anni, che continuate a fare. E il problema della scuola, sì, in Italia, che mi pare il governo tenti di soluzionare o di arricchirla, e in Capoverde a cominciare dalla scuola per l'infanzia, sono passi importanti, importantissimi per la vita di un popolo e per il futuro di un popolo. Ancora grazie e andiamo avanti sempre con molta fiducia.